Piatto unico, equilibrato e completo di tutti i nutrienti, ecco qui come prepararne uno. Metà del nostro piatto deve sempre essere costituito da verdura, magari variando anche la tipologia di cottura e di verdura rappresentata. Qui abbiamo dei broccoli al forno e delle carote in agrodolce. Poi ci deve sempre essere una fonte di carboidrati complessi, anche a cena, in questo caso del riso basmati. E poi dobbiamo inserire anche una piccola fonte di proteine sane, prediligendo il consumo di proteine vegetali, in questo caso dei ceci speziati. La fonte di grassi buoni sarà invece rappresentata dall'olio che avremo utilizzato nelle varie preparazioni. Un piatto così ripartito ci permette di non perdere di vista in che proporzione i vari gruppi alimentari devono contribuire a riempire il nostro stomaco, mantenendo un equilibrio e un buon potere saziante. Questa è di norma la struttura che dovrebbero avere tutti i nostri pasti principali, ricordandoci anche di inserire le 3 porzioni di frutta giornaliere. Ma ovviamente non succede nulla se di tanto in tanto ci scordiamo.